Ragazzi, ben ritrovati di nuovo sul mio canale. E sì, raga, torniamo con l'11° episodio di Poli Simulator Patrol Officer. Una serie che vi sta piacendo anche tantissimo, con la carriera da poliziotto con il nostro agente Aaron Zehali. Quindi, ragazzi, intanto voglio dire grazie per il supportazzo che mi state dando in ogni video. Ragazzi, grazie anche per i like, per i commenti, ma soprattutto per il supportazzo che mi state dando. Ragazzi, grazie mille veramente. Grazie, non so come dirvi, siamo arrivati anche a un traguardo molto importante dei 28.000 su YouTube e questo è solo merito vostro, ragazzi, grazie veramente, ci tenevo particolarmente modo di dirvi questa cosa qui. E poi ragazzi, un'altra cosa che vi uscirà adesso qui sotto: il 50, più del 50% di voi che guarda i miei video non sono iscritti al canale, signori, questo è grave. Quindi ci sono più del 50% di voi che mi guardano non iscritti al canale. Quindi ragazzi, cosa molto semplicissima: clic e clic, iscrivetevi, tanto è gratuito, non vi costa nulla. Quindi iscrivetevi al canale, mi raccomando, almeno mi troverete anche più facilmente quando uscirà dei video. Detto questo ragazzi, banda alle cianciarelle. Quindi continuiamo la nostra carriera col nostro, che avevamo sbloccato anche altri quartieri, altre chiamate. Quindi stiamo andando molto oltre nella carriera da poliziotto qui. Non so quando ci darà una promozione, perché visto che comunque ci tocca una promozione prima o poi. Allora, nuovo tour disponibili. Allora, avevamo sbloccato, signori, vedete qua ormai abbiamo sbloccato anche l'altro quartiere qua, però non ci possiamo andare perché dobbiamo ancora finire i nostri turni in questa zona della città, insomma. Quindi possiamo, come sempre, far durare i nostri turni 40 minuti, come l'altra volta, che secondo me 40 minuti, ragazzi, ci è servito perché abbiamo fatto tanto in 40 minuti. Quindi possiamo richiedere il giorno libero, ma per richiedere il giorno libero non va bene, qui dobbiamo terminare. Dobbiamo fare a meno di 30-40 punti di esperienza per passare al prossimo distretto. Quindi, secondo me, ragazzi, basta poco per andare oltre. Allora, io, ragazzi, direi di andare sempre qui. Ormai il nostro turno, cioè il nostro quartiere di fiducia ormai è questo. Ci piace a tutti voi questo quartiere. Ormai ci siamo anche imparati a conoscerlo bene con le nostre tasche. Quindi, diciamo che possiamo andare tranquillamente qui. Allora, va bene, allora, abbandono la scrivania. Ok. Perfetto. Allora, mettiamoci il cappello, controlliamo come sempre prima di ogni servizio, ragazzi, controlliamo l'equipaggiamento che abbiamo, se abbiamo tutto. Ok. Collega, noi ci vediamo in città. Ok, usciamo, come vedete sembra... Questo ormai è il nostro quartiere, ci piace questo quartiere. Sai che facciamo? Se no, ragazzi, già ci possiamo cominciare a mettere. Tanto sicuramente ci capiterà, qualche chiamata di incidente ci capiterà sicuro. Quindi ci prendiamo i razzi, segnalazioni. Dimmi. Buongiorno. Io sto un attimo a registrare. Quindi ci prendiamo i razzi di segnalazione, perché tanto sicuramente succederà qualcosa. Allora, accendiamo i fari. Ok. Stavolta ce ne andiamo. Però questa strada parte solo. Vabbè, facciamo sempre il solito giro. Ho visto una macchina da fermare, signori, proprio. Questa macchina con il fumo incredibile. Inizia il nostro turno, ragazzi. Inizia anche oggi questo giorno di pattugliamento qui con il nostro Aaron Zehali, il nostro poliziotto, che è molto severo, ma anche molto giusto, ragazzi. Fa rispettare la legge, fa rispettare, quindi. Tanto sento un'altra pattuglia in lontananza. Ma speriamo che ci siano belle chiamate e belli interventi soprattutto. Allora, vabbè, andiamocene di qua. Ovviamente possiamo sempre mettere le multe, tipo come questo, che sta parcheggiato male. E noi, ragazzi, emettiamo la nostra prima multa del giorno, signori. Sì. Sta parcheggiato male. Controlliamo se effettivamente c'ha. Sì, valida. Però sta parcheggiato male. Sta parcheggiato male. Allora, vabbè, comunque. Vabbè, ci sta ogni tanto a sbagliare. Va bene, va bene. Sembra l'area di un incidente. Ma dove, scusi? Dove hanno fatto incidente?
Gestisci un caso di rapina. Andiamo, andiamo. Spostatevi, spostatevi. Rapina, rapina in corso. Rapina, ragazzi. Andiamo a vedere che è successo. Spostatevi. Oddio. Miracolo. Miracolo sul 34esima strada c'è stato qui. Andiamo sul posto. Spostatevi. Ok, parcheggiamoci qua. Mi sa che è successo qui. Fammi vedere, è successo qui. Sì, mi sa qualcuno ha rubato al bancomat. Salve. Che succede? Mi dica cosa ha visto. Devo riuscire a ricordare il colore dei capelli. Vabbè, mi dà un documento intanto, fa parte della prassi, eh. Mi dà un documento. Ecco a lei, agente. È molto brutto questo, molto brutto. Vediamo un po'. Ward Michael, patente valida. Ok, va bene. Signor Michael, resti un attimo qui, nei paraggi, eh. Che forse c'ho bisogno ancora dei testimoni. Salve. Mi scusi, signora, ha visto qualcosa? Certo, agente, quella persona la conosco. Chi è? Mi dica. È andato di là? Ok, mi dà anche un documento. Mi mostri la sua carta d'identità. Allora, Carter Joseph abbiamo. Però ragazzi, ci serve più che la sua patente è valida. Però per poco, signora, vada a, a rinnovare, eh. Allora, lei può andare, grazie mille, è stata gentile. Allora ragazzi, io però vediamo se ha visto qualcosa lei. Salve, ha visto qualcosa? Almeno colore dei pantaloni. So cosa indossava quella persona. Oh, mi dica allora, signora, cosa indossava? Un abito grigio. Mi dà anche lei un documento? E poi, ragazzi, la lasciamo andare e ci mettiamo alla ricerca di questo criminale. Questo criminale. Allora. Ma va bene, anche lei la carta è carta, ok. Sembra, lei sembra essere in agitazione. Va bene, lasciamo andare. Arrivederci, signora. Allora, lei può andare pure. Ma aspetta, ma non è qui su? Scusi, mi dà una... Cioè, non sei proprio intelligente se ti sei fermato qui nell'area del crimine, dove tutti ti hanno visto. Mi scusi, se è lei. Ma signor Carter, ma cosa mi combina? Cioè, fai l'infrazione e rimani lì dove tutti hanno visto il suo padre con i testimoni. Proprio non sei proprio furbo, eh. E lei è pure un donatore, ma come fa a fare queste cose, signor Carter? Non è proprio furbo lei. Vabbè, intanto allora ispeziona, perquisisci, allarghi le gambe, signor Carter, allarghi le mani, non si muova. Io non lo so, Carter... Ma guarda... Signor Carter, si fermi. Detto si fermi. Stop. Ah, non si è fermato. Non si è fermato al... Mo ti tesero. Tatti fermo. Guarda. Tatti fermo. Fermati. T'ho detto. Ok, allora. A manetta per scena del crimine. Rapina. Si giri e le metto le manette, signor Carter. Lei è un criminale. Io non lo so, scappa sta gente. Ma che ha fatto sta gente? Cioè, lo so, per cui sì, è scappato, ragazzi. È scappato, c'aveva qualcosa addosso. What cosa? Intanto, ragazzi, controlliamolo. Perché stava scappando e sicuramente avrà la roba che ha rubato. Portafogli, borsetta rubata. Allora, sì, è lei. Vai. Richiedo un rispo. Mamma mia, ragazzi. Nostro. Raga, ormai proprio. Prendere i criminali ormai. Ok, perfetto. Signor Carter, ma scusi, ma. Cioè, è pure un donatore, una brava persona. Cioè, ma poi che fa? Fa il furto e rimane lì dove tutti l'hanno visto. Io sto parlando proprio con i testimoni. Cioè, non è proprio un ladro più furbo del mondo, eh. Signor Carter, lei non è il ladro più furbo del mondo, vero? Eh? Non è proprio così tanto intelligente, lei, cioè. Fa il furto, rimane là dove tutti l'hanno visto. Vabbè, comunque. Ok, sta arrivando la collega, eh.
Dove sta la collega? Mica è rimasta imbottigliata. Ok ragazzi, va bene. La persona è cercata, ok. Ok, arriva la collega. Sta qui, eh. Ma guarda, collega, sta qui il criminale. Vabbò raga, se la verranno a prendere, dai. Ok, già tanto già ci ha dato il bonus. Perfetto ragazzi, abbiamo archiviato pure questa cosa. Spegniamo le lampeggianti e torniamo al normale pattugliamento. Ragazzi, pure la rapina l'abbiamo sventata come... Oh oh oh, multarella, questo sta parcheggiato nella parte dell'autobus e non può stare, signori. Quindi c'è multa e rimozione del mezzo. Sì, qui il nostro Seli non scherza, parcheggi serbato agli autobus, verbalino e più rimozione del mezzo. Sì, mi dispiace, caro. Sì, rimozione. La verrà dipende al gara sequestri. Uso i posti di controllo per fermare. Ok ragazzi, abbiamo i posti. Facciamo un posto di controllo. Uso i posti di controllo per fermare un veicolo ed effettuare dovuti controlli. Che bello ragazzi, possiamo fare i posti di blocco. Posti di controllo, in modo un attimo fa una cosa che non si può fare però. Perdonatemi. Ok. Quindi andiamo ai posti di controllo. Ovviamente senza lampeggiare, dobbiamo andare solo là. Usare i posti di controllo per fermare i veicoli ed effettuare dovuti controlli. Ma che è successo? Intanto là la macchina sta andando a rimuovere, perfetto. C'è parcheggiata sopra il coso, cioè non lo so. Ma che è successo? Ah, perché c'è la collega a prendere il tizio là. Ok, andando la macchina l'hanno caricata, così almeno l'autobus non avrà l'ostacolo. Questo dovrebbe essere anche in Italia, si dovrebbe fare una cosa del genere. Non so che genere parcheggiano i posti gli autobus. Ok ragazzi, siamo andati. Vai raga, almeno, perché è vero, noi avevamo sbloccato questa nuova chiamata, che potevamo effettuare anche i posti di controllo, tipo posti di blocco, Papa Charlie, queste cose così. Signore, occhio, non cammini per strada così. Ok, andiamo, va. Quella macchina fuma un po'. Doveva essere fermata sta macchina, però è fortunato. Oh, sono fortunato sta gente. Sempre quando troviamo qualche macchina da fermare che fa il fumo, che non può circolare così, o abbiamo una chiamata o abbiamo qualcos'altro più da fare. Quindi è stato fortunato lei. Sei molto molto fortunato, eh. Ma vediamo dove ci fa sto posto di blocco. Sarebbe bello che se ci stanno anche gli altri colleghi. Sarebbe una cosa spettacolare. Bello però, la nostra prima chiamata di fare dei posti di controllo. Interessante. Prego, eh. Occhio, oi. Oh. Cioè, c'è un caso di incidente grave. No, io voglio andare a fare il posto di controllo, mo. Mi scusi, incidente grave, faccio andare un altro collega. Io voglio andare a fare vogliamo andare a fare questi posti di controllo, signori. Scusami. Intanto questo ha rischiato di mettersi sotto anche un pedone. È fortunato perché non lo posso fermare. Allora, vedo qualcosa laggiù. Sa, forse qui i posti di controllo dobbiamo fare. Sì, vedo tipo mezzo iconi in mezzo alla strada. Secondo me dovremmo fare qualcosa lì, sicuramente. Bello, figata. Mettiamo là. Spalettiamo con la nostra paletta. Palettone tipo scritto stop, bello. Aspetta, ma noi siamo messi qua per girare però. Io devo andare di qua. Sì, ci dobbiamo mettere qua. Vedete, ci sono anche gli altri colleghi. Ma che figata. Allora, posto di controllo. La tua prima chiamata per posto di controllo. Ferma l'auto utilizzando la paletta e dei segni di controlli di routine, come controlli D e test GSE. Ok. Ok, ci mettiamo allora. Ci mettiamo qua. Che figata. Ci sono anche le altre pattuglie, ma non vedo gli altri colleghi però. Allora, signori, posto di controllos. Cacciamo la nostra palettina. Palettina. No, i Razingula. Palettina. Oh. Nostra palettina, ragazzi. Guardate che figata. Stop police. E fermiamo eventuali chiamate. Oggi questo, ragazzi, dobbiamo fare. Che figata, raga, però. Però
Era bello se ci fosse un altro, se ci fossero dei colleghi pure. Cioè, hanno lasciato le macchine qua, arrivederci e grazie. Ok. Andiamo, venga, venga qui. Parcheggia di qua, forza. Andiamo. Andiamo, signora. Ce la fa? Parcheggi, dai, forza. Ma il sappia di mano, scusami. Ho capito. Ho capito. Spostiamo l'auto. Ma dai, ma veramente mi... Ma guarda, io non lo so, va. Dai, parcheggi. Cioè, ho dovuto spostare io l'auto, ma io, guarda, non lo so. Salve, signora. Allora? Parcheggiato? Hai parcheggiato o no, sto cazzo di auto? Non mi fa interagire, scusatemi, ma che è successo? Aspetta, spostiamoci un altro po'. Ok. Ma raga, mettiamoci qua perché già ho capito com'è la situation. Ok. Allora, pensi, ha aperto il finestrino, quindi ci dobbiamo spostare un po' con l'auto. Salve. Controlli documenti. I had to pull you over because a background check of this car revealed that the registered owner has an expired ID. No, aspetta, che cazzo gli ho detto? No. Don't you have better things to do? No, sbaglio. Richiedi l'ID e assicurazione. Ah, no, gli abbiamo detto perché l'abbiamo fermato. Perché è un posto di controllo. Ah, ecco, ecco, perché non è... Che cazzo io ho chiesto? Ma non ha fatto niente sto povero giovane. Allora, patente ancora valida. Vediamo. No, mi scusi, me la ridà un attimo, perdonami. Devo vedere un attimo la carta. Cioè, assicurazione. Bello, raga, fa questi posti di controllo. Allora, cambia. La, anche la sua. Ok, perfetto. Numero di porto, tipo di auto, pick up. Perché dobbiamo controllare anche il nome, il pick up. Ok, perfetto. Allora, dobbiamo fare i controlli anche GSA. Quindi, ordina. Ordina uscire dal veicolo, per favore, un attimo. Scenda, scenda. Venga sul marciapiede. Venga, venga qui, grazie. Ma questa poi in mezzo alla strada, ok. Vabbè, può andare, grazie mille. A posto, ragazzi, questo l'abbiamo fatto. Ok, vada, vada, vada. Non so perché ci ha dato meno due punti, ma non ho capito. Oh, può andare, compà, però, andiamo, che devo fermare anche altra gente io, su. Signore? Ma io non lo so. Signore? Vabbè. Caso di... caso di rapina. Mo no, raga, siamo a fa' qua. Vabbè. Prego, prego, venga, venga. Vada, vada, circolare, circolare, forza. Scusa, raga, ma se io mo faccio una cosa. Ma se io la macchina la metto... Scusa un attimo, questo è il nostro primo posto di blocco, no? Se io la macchina la metto qua, no? Con i lampeggianti anche, no? Così. Prendiamo la paletta. Tanto questo signore non so, se ne va. Signora, venga, forza. Andiamo. Parcheggi. Forza, venga qui, dai. Andiamo, signora, su. Ma se questo non se ne va. Oh, combatti, te ne devi andare. Va bene. Non se ne va. Signora, andiamo. Andiamo. Forza, forza. Andiamo, vieni. Vieni. Raga, non so che è successo, oddio, che è successo. Che è successo? Tutto bloccato, Aspetta, non è perché ho messo i lampeggianti, aspetta. Sono sicuro perché ho messo i lampeggianti, guarda. Attento che i lampeggianti la gente si ringoglionisce. Forza, signora, dai però, Su. Andiamo.
Ok, ragazzi, ci hanno chiamato per un altro incidente gravissimo. Abbiamo dovuto lasciare il posto di controllo, che se poi ci fa tornare, ci torneremo. Spostatevi. Oh, e spostati. Eh sì, ragazzi, ci hanno chiamato qua. Ci ha detto è gravissimo, dovete correre. Posto di blocco, vabbè, raga. Posto di blocco, l'abbiamo provato a fare lungo. Ok, sul posto. Ok, allora, prendiamoci i razzi. Allora, dobbiamo segnalizzare la zona qua. Ok. Poi mettiamo uno qua. Cioè, abbiamo pure una persona a terra, è un grave... Porca miseria, come sta sta persona? Allora, buttiamo ancora... Ah, due persone a terra, mica una. Porca miseria. Tre, madonna, che cazzo è, una strage? Una strage è successa. Ok, chiama un'ambulanza subito. Interveniamo un'ambulanza e vediamo cosa è successo. Allora, parliamo prima con la signora qua. Signora, che è successo? Mi dica. Sì, gente, quella persona attraversava in modo irregolare. Ovviamente qua non ci sono strisce pedonali. Ok, perfetto, mi dà patente. Quindi effettivamente non ci sono strisce pedonali, quindi vuol dire che li ha attraversate e loro hanno dovuto frenare, ma... Allora, signora, ma lei c'ha la patente scaduta, perché siamo il 21/5/2020, lei la patente è scaduta nel 9/3/2019, quindi c'ha già la patente scaduta. Vediamo. Ok. Allora, qua. Ok, però c'è la patente scaduta, quindi signora. Vabbè, lei resti un attimo qui, intanto le faccio anche un controllo. Sai, questo per quando guardi incidenti gravi si fanno sempre i controlli antidroga e dell'alcol pure. Ok, perfetto. Facciamo anche l'altro test antidroga e poi passiamo all'altro conducente. Faremo le prove fotografiche, così faremo un rapporto esteso e tutto quanto. Ok, perfetto. Allora, signorina, lei può un attimo rimanere qui. Salve, mi dica cosa è successo. Stavo andando troppo veloci, mi dispiace tanto, agente. Quindi praticamente, allora, la signora ci dice che quelle persone attraversavano in modo regolare. Questo correva, quindi se l'è messo sotto e lei la signora le ha dato la botta praticamente. Ok, vabbè, mi dà un documento. Allora, vediamo questo giovane. Patente valida. Vediamo un po' la scadenza. L'assicurazione scade tra 8 giorni, però è valida, quindi Cornor, che corrisponde anche al nome, va bene. Allora, signor Cornor, anche a lei devo fare un test echettilimetro, visto che correva. Vediamo se effettivamente si risulta qualcosa. Tanto le persone hanno portato al pronto soccorso. Ok, facciamo anche il test antidroga e poi faremo le prove fotografiche. Ok, perfetto. Allora, lei resti anche un attimo qui. Allora, prendiamo la macchina fotografica. Ok, good. Can you walk on your own and come with me to the ambulance for further examination? Vediamo se ci sono anche segni per terra, dobbiamo vedere, ragazzi. Ok, mettiamoci, allora, vi sto anche un'altra bottarella qua. Ok. Bella botta pure la signora gli ha dato la macchina, Ok. Allora, rapporto abbiamo steso, quindi allora tu ti beccherai una multa per eccesso di velocità, condotta di guida, eccesso di velocità, multa. Eh sì, ragazzi, multa. Mi dispiace, devi andare piano la prossima volta. Mi dispiace per lei. E più consegna il rapporto e può andare.
Se la macchina non cammina la facciamo portare via. Che ti chiedi, che siamo coglioni? Scusa, arrivale, si stupisce. Ok, la macchina cammina. Allora, lei invece, signorina, si becca. No, ho sbagliato. Lei mi sa che c'aveva quello che c'aveva la patente scaduta, vero? Sì. Allora, signora, lei si becca un verbale per guidatore ID scaduto, una multa, mi dispiace signora. Non potete andare in giro, poi fate incidenti, causate incidenti e fate male alle altre persone. Non va bene, rivolgo la patente. Lei non è in regola, signora. Mi dispiace, signora, mi dispiace. Anche a lei le do il rapporto, cioè almeno dopo le assicurazioni si metteranno d'accordo tra di loro. E può andare, arrivederci, signora. Se la macchina non parte, la facciamo portare via. Non è un problema. Ok, parte, perfetto. Signore, si attende a attraversare, eh. Oddio, oddio, quella macchina, aspetta ragazzi. Questa è una macchina da fermare. Un attimo. Aspetta, aspetta, porca miseria, mo è rosso. Vabbè, passo lo stesso. Devo fermare quella macchina. Ma questo dove ha parcheggiato? Vabbè ragazzi, veniamo in normale pattugliamento. Quindi abbiamo dovuto andare qui perché tre persone per terra abbiamo dovuto andare. Ma ho avuto allora dobbiamo fermare il furgone. Il furgone va fermato assolutissimamente. Il furgone non può circolare in quelle condizioni. Tanto il turno è quasi terminato ragazzi, come potete vedere. Ci è rimasto poco. Quindi abbiamo fatto pure un primo papaciale, un primo posto di controllo. Ovviamente è durato poco perché ci hanno chiamato. Occhio, potrebbe essere un incidente qua, attenzione. Infatti questi pedoni si gettano sulle carreggiate, però. Beh, è America Man, attenzione. Che cazzo fa? Perché hai messo le quattro frecce tu? Ma guarda, io non lo so come portate la macchina. Zitto. Allora, io devo fermare sto camion. Ok, l'abbiamo fermato. Io mi metto qui dietro, tac. Sì, ragazzi. Abbiamo fermato un furgoncino che fuma donna quando quando fuma, oh. Salve. Trattieni l'auto per turbo di scarico. Devo trattenere perché sta guidando con un scarico che fa troppo fumo. Ma questo non è quello di prima. È una macchina vecchia, ovvio che fuma. Non lo cambierei nessun altro al mondo. Ho capito, signore, ma non può circolare così. La faccia revisionare. Scusi. Dai, mi dia cartelli da assicurativo, forza. Fai andare le manine, capito? Ho capito che c'è una macchina vecchia. La faccia revisionare o cambi la marmitta, cioè. La patente è valida fino... No, è scaduta la patente, sì. Giovane! È scaduta il 5 di questo mese. C'è la patente scaduta, c'ha. L'assicurazione, vediamo. Pure l'assicurazione è scaduta, c'ha. Pure che abbia fatto bingo. Abbiamo fatto bingo, ragazzi. Abbiamo fatto... Cioè, c'ha tutto scaduto, c'ha tutto. Signore, allora le devo... Allora, multa per... per... Tubo di scarico, multa. Mi dispiace, sono $400, signori. Più. Why does it cost so much? Più. Lui sembra aver perso. Più. Guidatore. Per il discaduto, multa. Signore, cazzi tuoi, cioè tutto scaduto. La macchina non è in regola, la patente non è in regola. La visione non è in regola, che ti devo fare? Ti devo lasciare andare. Scusami. Così. Mi dispiace per lei, signore, ma è capitato male. Poi. Multa per nessuna assicurazione valida. Guardi, qui le faccio il richiamo verbale. Per questa cosa ti ringrazio, però ordine di esce al veicolo. Sì, perché il veicolo deve essere portato via comunque. Esce all'auto, sposto marcia per favore. È una macchina, non può circolare, non c'è assicurazione. Sure, it'll be with you shortly.
Ok ragazzi, è molto... un posto di controllo, andiamo, andiamo a rifare il posto di controllo, vai, andare. Checkpoint. Allora raga, ma se io... ok, se io mi voglio mettere qua così, ci mettiamo proprio la macchina così, mettiamo, va, fa l'asino. Blocchiamo tutto, allora. Prendiamo la nostra palettina, ci mettiamo qui e fermiamo le macchine. Ehi tu, fermati. Signora, forza, venga. Venga, parcheggi, brava, così. Brava, forza, dai, forza. Dai. Andiamo, andiamo. Madonna, guarda. Dai, forza, ma c'è paura. Andiamo. Oh, ce l'ha fatta, signorina. Signore, salve. Allora, controllo dei documenti. È un po', è un posto di controllo. Yeah, non va. Allora, se mi c'è così mi fa puzzare. Lui evita il contatto visivo. Attenzione, ragazzi, eh. Potrebbe avere qualcosa o spippolato qualcosa. Lui evita il contatto visivo, ok. Allora, la patente è valida, ma l'assicurazione non ce l'ha del mezzo? Sento odore di alcol. Vabbè, può scendere dal veicolo gentilmente. Vada sul marciapiede. Venga, venga. Allora, questo secondo me non c'ha neanche la... Questo non c'ha manca l'assicurazione nel mezzo. Allora, controllo il chilometro. Un 19. Signore, facciamo anche un test antidroga, ma... ragazzi, questo ha bevuto, sta ubriaco seccio. Ubriaco seccio. Va bene, allora, facciamo una cosa. Vediamo se si può restare. Controllo... patente, divorzio di rubato, No, ok, va bene. Allora, multa per guidatore, per... ma il fatto che non lo posso arrestare, però. Auto... guida in stato di ebbrezza, sì, lo posso arrestare. Lei dichiara arresto per aver guidato in stato di ebbrezza. Sì, no, stavo un attimo a vedere, raga, perché non abbiamo visto. Sì, è un arresto per guida in stato di ebbrezza. Ragazzi, io non lo so, va. 19 c'aveva. Non lo faccio, mi dispiace, compa. La prossima volta pensaci. Ok, perfetto, raga. Il nostro posto di controllo è andato alla grande. Mo, facciamo una cosa, interagisci, ispezioniamo anche il veicolo, per curiosità, che visto che so, c'ha qualcos'altro dentro la macchina. Controlliamo, no? Controlliamo bene se la cosa... Ok, nessun oggetto, quindi la macchina si può anche far portare via. Ragazzi, il posto di controllo è andato bene, allora, vedi? Ok, vai, collega, se lo prenda. Allora, ragazzi, ci è rimasto ancora un pochettino di... di cosa, quindi riprendiamo la nostra palettina. Dai collega, portalo via però. Forza, che mo si arriva pure il carro attrezzi qua. Se no facciamo imbottigliamento del traffico. Noi ci rimettiamo invece la nostra auto, ragazzi, e vediamo chi fermare mo. Mo queste le facciamo scorrere, ovviamente, perché se no facciamo, creiamo un macello. Intanto questo guidava stato di... no, mo sto fa so che siamo bravi nelle rapine, però no, mo siamo a fare posti di blocco qua. Posti di controllo. Forza, ok, il collega è andata. Prego, prego, circolare, circolare, forza. Prego, prego, prego. Andiamo, andiamo. Allora, fermiamo questa macchina qua. Fermati, rimani qua un attimo, signora. Un attimo, eh. Ok, un attimo che si sto. Facciamo così. Ok, aspettiamo che carica. Tanto è rimasto poco, un paio di minuti, ragazzi, di servizio. Sì, abbiamo fatto tanto, abbiamo fatto anche in questo episodio. Abbiamo fatto anche le prime chiamate di coso. Ok, ce la facciamo? Andiamo? Signora, ho detto di aspettare.
Vabbè, se tanto vuole, allora... Ok. Vai, forza. Venga lei, dai. Vai, forza, forza. Parcheggi qui. Va, vada, vada via. Vada, vada. Andiamo, forza. Ok, vai, vai, forza, circolare. Andiamo, andiamo, vai, forza, forza. L'auto davanti è riuscito a trovare, forza, vieni, dai. Andiamo. Oh, ti devi fermare. Oh. Ma come non riuscite a vedermi? Dai, forza. Ma guarda che strano sto gioco, Vabbè. Sono tutti ciecati, non mi vedono, no. Tutti ciecati, so. Scusi. Andiamo. Oh. Andiamo. Accosti, dai. Bra, caccia la freccia. Ma che cazzo è? Così non mi vedono, che sono ciechi. Vai, dai, dai, vieni, vieni, vieni. Vieni. Ok. Sto ciechi, non mi vedono. Salve. Trattieni per posto di controllo, C'è qualcosa che non va? Ma perché mi dite così, ragazzi? Mi dite così, mi fate preoccupare. Perché è un posto di controllo, non posso fermare le persone. Scusi, vai, vai. Controlliamo. Allora, questa patente valida, Allen. Ok, vediamo l'assicurazione. Assicurazione scaduta. Mannaggia la puttanella di luna. Signore, c'è la patente, c'è l'assicurazione scaduta. Multa, auto, no. Guidatore, signore, che dobbiamo fare? Multa, mi dispiace. Va nel senso, un'assicurazione valida. Lo sai che non può andare in giro con un'assicurazione valida. That's so much money. Va bene, può andare, solo perché è finito il mio turno. Può andare, arrivederci. Ok, ragazzi, è finito il nostro turno. Oggi pure due posti di controllo. Allora, dove possiamo andare? Ma proprio qua sta facendo. Andiamo proprio qua. Ok, ragazzi, oh, bel posto di controllo. Abbiamo fermato tutti, abbiamo arrestato le persone. Diciamo che ci ha fatto un po' un peccato di non aver finito. Di non aver finito questo posto di controllo, però. Ok. Ok, taratta, togliamoci il cappello. Ah, raga, qua secondo me abbiamo fatto altri punti incredibili. Salve. Salve collega. La vedo sempre radiosa lì dietro. Ok. Dove mi hanno messo la mia scrivania stavolta? Ok, ragazzi, sediamoci. Mo compilerà il nostro rapporto di fine turno. E niente, vediamo un po' cosa abbiamo. Quante cose. Che cosa. Cioè, cosa abbiamo ottenuto, insomma, in questo turno. Abbiamo fatto. Vabbè, abbiamo fatto tanti punti, però. A Madosca. Eh sì, ragazzi, dai, abbiamo fatto. Abbiamo sbloccato altre cose, penso. Quindi. Allora, nuovi turni disponibili, accetta. Ok, abbiamo sbloccato un'altra città, ma dobbiamo finire prima i turni e poi scegliere un'altra zona, ovviamente. Va bene, ragazzi, noi ci possiamo salutare qui in questo episodio di Patrol Office. Abbiamo fatto anche nuove chiamate, quindi abbiamo fatto dei posti di controllo, abbiamo fermato, abbiamo arrestato anche quello che ci aveva 19 di... proprio aveva bevuto talmente tanto, quindi abbiamo fermato, abbiamo arrestato, abbiamo fatto le multe. Come sempre su questo gioco che vi sta piacendo, ragazzi, grazie per il supportazzo che mi state continuando a dare, sia in questo episodio ma con altri episodi. Ragazzi, tornerà anche GTRP 5M, quindi non mancate. Ragazzi, andate a visitare anche musicxpazix.it, che stanno uscendo gli articoli interessanti anche inerenti al mondo delle serie, ma anche di GTA e molto altro, anche di informatica. Ragazzi, detto questo, spolliciate in su, condividete questo video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi mai nulla. Ragazzi, in descrizione tutti i link sono gratuiti, quindi non vi costa nulla. Noi ci becchiamo nei prossimi episodi qui sul mio canale. Ciao a tutti, ragazzi, e un bacio.